solidale, inclusivo ed integrato. Il coro Mani Bianche e Voci in Canto è nato per fornire l'occasione di fare musica affiancata alla LIS, la lingua italiana dei segni. La CAMU, la Casa della Musica di Arezzo, ha così ospitato la masterclass di Gianna Iori sulla creazione, la gestione e la direzione del coro Mani Bianche. È proprio una masterclass e quindi abbiamo i direttori della scuola per direttori che si stanno cimentando in questo momento nel dirigere il coro. Abbiamo fatto una prima parte teorica dove abbiamo parlato della gestione di un coro Mani Bianche, che è un coro integrato ed inclusivo, e ora stanno mettendo in pratica insieme ai nostri coristi cosa vuol dire, insomma, dirigere questo coro. Abbiamo fatto vari brani, sono tutti questa volta dedicati, ho scelto tutti i brani dedicati a poesie famose di Pascoli, D'Annunzio, Piumini, proprio messe in musica in modo che fosse un programma anche interessante per il nostro coro, che è formato da coristi dai 6 agli 80 anni. Volevo far vedere agli studenti del corso di direzione della scuola della Fondazione che cosa significa questo progetto inclusivo, in cui persone di tutti i tipi, con disabilità e con abilità, si incontrano attraverso un progetto musicale che ha come primo obiettivo l'incontro e la consonanza e l'armonia tra le persone.